Arriviamo a pari. Maestro Virgilio, il senso lor è duro. Ce ne andiamo all'inferno di cristallo? Ah, ma di lei non ti scopabbi, i nostri genitori avranno da ridire. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia. Tu pare gentile, ma non lo sei. Sei il solito ciuccio, quel pare non significa sembra, ma pare. Ti ricordo che queste sono lezioni di Dante Alighieri. Sempre attento tu alle spiegazioni. Elena, stasera scendi insieme a noi. Andiamo all'inferno di cristallo. Non so. Dante, occorre tenere altro viaggio. Ancora? Devo ripercorrere i 3 regni dell'oltretomba. Ma no, intendo dire, ti conviene, anzi, ci conviene, seguire Salvatore e Michele per capire come si esprimono i ragazzi d'oggi. Like, solcherei. Che registro verbale è questo? Tra i dialetti analizzati dal mio De Vulgari, non mi sono mai imbattuto in siffatto idioma. I tempi sono cambiati e la lingua si è evoluta. Evoluta? Che significa avere un profilo? Dante, ricordi quando ti affidai a Beatrice e mi ritrovai in un nuovo mondo? Il profilo di cui parlano i ragazzi non è fisico, ma virtuale. Dunque, Virgilio, che volgare è questo? Questo è solo volgare. Ragazzi, un attimo di attenzione, per favore. Ho deciso, oggi non facciamo la solita lezione di storia, ma parliamo della tecnica di corteggiamento. Vorrei conoscere un po' come fate per conquistare una ragazza. E ho deciso di cominciare da Salvatore. Mi racconti, mi dici un po' come fai tu a corteggiare una ragazza? Allora, professore, per prima cosa vado in gruppo a Facebook e vedo cosa gli piace. Poi seguo le sue storie su Instagram. Poi la invito ad uscire, però c'è una pecca. Non riesco ad esprimermi con le parole quello che provo. Questo è proprio il problema. Il giovalinese formato da like, scialla, sballiamoci, yammapparià. È un linguaggio sintetico, contrito e dà la sensazione che vogliate tutto e subito, senza fatica. Ha forse un po' inaridito il vostro animo, o meglio, non vi aiuta a far emergere quei sentimenti gentili, quelle parole dolci che ognuno prova nel proprio cuore. Devi sapere che alle ragazze piace tanto sentirsi corteggiare, ricevere complimenti. Magari potresti dedicarle una poesia. Professore, ho capito. Ma a che pagina stava quella poesia di... di Dante, ecco. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Bellissima poesia e bellissimo il tuo gesto. Non pensavo tu fossi così... romantico! No, in realtà intendevo appassionato di poesia. Non sono molto bravo con le parole, infatti me l'ho già fatto prestare da Dante. Beh, mi è andata bene, alle mie amiche dedicano canzoni neomelodiche. Maestro, canzoni neomelodiche, che cosa sono? Varianti dello stile nuovo? Sai, ci sono artisti che pensano di cantare canzoni d'amore gorgheggiando. Vi ho seguito dall'alto in questo viaggio sulla terra e penso che i ragazzi debbano capire che il volgare è una lingua distintiva del proprio territorio, ma la lingua italiana è raffinata, elegante. E che cosa possiamo fare per consigliarli?
Ragazzi, guardate! Cosa sono questi bigliettini? Ma chi ha lasciato questi bigliettini? Queste sono parole che abbiamo dimenticato, che non ci sono più. Rivolgetevi agli altri con modi cortesi. Non ci saranno più, ma sono affascinanti. Perché non li proviamo a utilizzarli anche noi? Certo, distinguersi dagli altri fa figo, no? Sì.